Quando copro un tipo di babbe. Noi siamo qui al palazzo di Andrea Doria. Andrea Doria compra questi terreni negli anni 20 del 500 e inizia l'edificazione del palazzo intorno al 28-29. Sappiamo che il palazzo è pronto per ospitare un importante personaggio che è niente meno che Carlo V nel 1533. Carlo V soggiornerà 12 giorni nel Palazzo del Principe, quindi amico personale di Andrea Doria, anche perché Andrea Doria è l'ammiraglio della flotta di Carlo V in quel periodo, dopo essere stato l'ammiraglio di Francesco I di Francia e di Clemente VII, cioè del Papa. Questo palazzo racconta in realtà tutta la storia di Genova da Andrea Doria, quindi non era principe di Genova, Addirittura non fu neanche mai doge di Genova. Andrea Doria è un personaggio importantissimo che in realtà modifica tutta la costituzione della Repubblica di Genova, perché trasforma il dogato da dogato perpetuo in dogato biennale. Ecco, qui abbiamo un bel palazzo che era però un palazzo di campagna, quindi in realtà era una villa suburbana perché eravamo fuori dalle mura della città, quindi abbiamo sì la dimora rinascimentale con questo suo bello svolgimento nell'orizzontalità, ma è dovuto al fatto che qui erano tutte fasce di terreno. E è un palazzo privato questo, proprietari sono i Doria Panfili, cioè gli stessi che hanno il Palazzo del Corso a Roma. Il giardino è una delle meraviglie. Questo era il giardino sud che arrivava, non c'era la strada e ovviamente non c'era neanche l'edificio della stazione marittima, quindi il giardino degradava al mare, c'erano le galee di Andrea Doria qua davanti. Non solo, dietro c'è tutta una collina che è la collina che va a Granarolo ed era tutto il giardino nord. Quindi in realtà quando si arrivava in città, prima di entrare per le mura della città, il primo edificio che accoglieva il visitatore era il Palazzo del Principe, e con questo giardino meraviglioso. È un palazzo privato questo, proprietari sono i Doria Panfili, cioè gli stessi che hanno il Palazzo del Corso a Roma. Bella con la famiglia lì, papà, mamma e due figli. Qui ci sono già gli affreschi degli anni, fine anni 20, inizio anni 30 del 500 di Perin del Vaga, Pietro Bonaccorsi, detto Perin del Vaga, che aveva lavorato alle logge vaticane con Raffaello insieme a un altro importante poeta che era Giulio Romano. Poi nel 1527 ci fu la diaspora degli artisti, il sacco di Roma ad opera dei Lanzichenecchi, e di conseguenza gli artisti dovettero lasciare Roma. Giulio Romano andò a Mantova e fece Palazzo Te, mentre per i Gonzaga, mentre il nostro Perin del Vaga venne a Genova chiamato da Andrea Doria.